io volevo tornare su due passaggi. Allora, intanto vorrei ricordo che voglio sostenere che la società politica e la società civile c'ha la società politica che si merita, quindi esiste comunque un collegamento. Io pure non ho nessuna passione né per l'antipolitica né per l'antipartitico, anzi forse su questo sono molto novecentesco, ma insomma casomai mi preoccupa l'eccesso di personalizzazione della politica. E a proposito della domanda che aveva fatto prima Giulio Conte sulle infrastrutture e sulle, io credo che bisogna ragionare, in teoria una campagna elettorale dovrebbe essere l'occasione per ragionarne pubblicamente in tutte le sedi, ancora non vedo questa prospettiva, comunque la speranza è l'ultima a morire. Bisogna ragionare sull'idea di paese, cioè questo paese, stante il fatto che è un vincolo di realtà, che le risorse sono minori del passato, vuoi perché bisogna ridurre il debito pubblico, vuoi perché bisogna garantire le banche, adesso al di là delle motivazioni giuste o sbagliate che ci siano, ci sono meno risorse pubbliche. Quando ci sono meno risorse è arrivato il momento che le risorse si spendono meglio. Si spende meno, ma si spende meglio. Ma per spendere meglio bisogna fare delle scelte. Allora, quali sono le priorità di questo paese? Io penso che una delle cose che interessano strategicamente a questo paese è il maggior benessere che deriva anche da una maggior sicurezza dei singoli cittadini, e questo passa attraverso il fatto che riduco un po' di progetti di autostrade e metto quelle risorse su altre opere. Poi non c'è soltanto la mitigazione del dissesto idrogeologico, c'è il rischio sismico, ci sono la riqualificazione delle città, la mobilità, l'inquinamento urbano, voglio dire, a volerne cercare se ne trovano tanti. Altra questione, altrettanto importante, che questo convegno oggi ci consente di mettere sotto i riflettori, è la questione, per esempio, il Ministro Clini ha posto con grande forza, che è quella della deroga al patto di stabilità, perché gli enti locali possano spendere in funzione delle risorse che hanno. Io vado un po' controcorrente e dico che a oggi, con la cultura diffusa tra gli amministratori locali, maggioritaria tra gli amministratori locali e tra molti dei tecnici che sono a disposizione degli enti locali, se io aumento sconsideratamente la possibilità di spesa degli enti locali, rischio, come dicevo prima, di trovare una serie di interventi sbagliati e controproducenti sul territorio. Lo dico in modo un po' provocatorio. Però è sacrosanta la richiesta del Ministro Clini della deroga al patto di stabilità sulla messa in sicurezza del territorio, fermo restando la nuova dicitura che ci proponevano oggi pomeriggio, ma con quali interventi? Questo diventa fondamentale. Occorre che ci sia una testa pensante fatta di tecnici, di scienziati, di associazioni professionali, di ordini professionali, che ci dica quali siano gli interventi da fare. Poi noi come ambientalisti potremmo pure continuare a rompere le scatole dall'esterno o di questa cosa, però quello è il problema fondamentale, perché sennò si continuano a costruire briglie e non si va da nessun'altra parte.